La nuova creativa 2.0 è in arrivo ufficialmente su Fortnite. Con la nuova stagione 5, infatti, la creativa è stata ufficialmente annunciata per uscire. È stata denominata 23.00.EUFN, qualcosa del genere, e sarà pronta ad arrivare appunto con il prossimo aggiornamento della nuova stagione. Questa nuova creativa sfrutterà però un nuovo motore grafico. In teoria Fortnite adesso sta usando Unreal Engine, ma la creativa 2.0 utilizzerà il nuovissimo Unreal Engine 5, che andremo a provare più avanti nel video, o almeno credo. Quindi rimanete fino alla fine, lasciate un pollice in su se volete saperne di più su questa nuova creativa che sta per uscire. Dalle prime immagini e dalle prime voci, questa creativa 2.0 dovrebbe essere rivoluzionaria. Dovrebbe permettere ai player di costruire robe mai viste su Fortnite e di creare nuovissime meccaniche di gioco proprio per rivoluzionare un po' la creativa, che era diventata noiosa negli ultimi anni, proprio come il gioco stesso. Infatti, grazie a questa nuova creativa 2.0 potremmo giocare delle partite completamente diverse, completamente con nuovi obiettivi. E tra questi nuovi obiettivi potrebbe esserci una mappa open world per giocare tipo come se fosse Minecraft, una mappa parkour magari più strana, una mappa in cui puoi giocare a calcio, una mappa in cui puoi fare gare di nuoto. Adesso ne sto inventando tante, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, ecco. Questa nuova creativa 2.0 appunto ha una versione propria chiamata 23.00.UEFN, e avendo un server proprio dovrebbe essere una roba super pesante. Infatti, da quello che sappiamo, l'aggiornamento della season durerà tantissimo, con ben 4 ore di downtime, ragazzi. Quindi da quando uscirà l'aggiornamento, che penso sia tipo alle 11, dovremo aspettare altre 4 ore per giocare a Fortnite e ricevere questa nuova creativa 2.0. Non sappiamo ancora tutti i dettagli, ma dalle prime immagini possiamo vedere che Che ci sono mondi incredibili, ragazzi. Possono costruire davvero robe pazzesche. Come vi dicevo, tra pochissimo andremo a provare il nuovo motore grafico Unreal Engine, quindi non vi preoccupate che andremo a vedere ancora più dettagli. Prendetevi un attimo però per scrivere qui sotto nei commenti cosa vi aspettate dalla creativa 2.0, che cosa vorreste vedere, che tipo di gameplay vorreste provare, e soprattutto vi aspettate una roba fighissima? Io sinceramente sì, fatemi sapere la vostra. Oltre ad una mappa diversa, mi aspetto però anche una grafica diversa. Mi aspetto, regà, di poter scegliere la grafica che voglio usare, anche perché secondo me potrebbero fare una cosa molto intelligente, ossia mettere la grafica del capitolo 1 come impostazione, la grafica del capitolo 2 e 3 come un'altra, quindi poter riutilizzare le vecchie grafiche per personalizzare la mappa e fare cose del genere. Inoltre, la nuova creativa è in una fase di test su un altro server di prova e ci consigliano di iniziare a prendere la mano con questo motore grafico Unreal Engine 5, che si trova gratuitamente sull'Epic Game Store, e io, per non sapere che fare, l'ho scaricato. Prima di andarlo a provare però vi ricordo: negozio oggetti, ovviamente codice Lollopollo da inserire, e cliccate accetta. Siamo già in tantissimi, unisciti anche tu nella famiglia dei Lollipolli, e codice Lollopollo e clicca accetta, mi raccomando. Questo tra l'altro è uno degli esempi che ci dice questo ragazzo che potrebbe essere effettivamente per la creativa 2.0. adesso non sono sicuro che sarà effettivamente così, con queste animazioni per costruire le mappe, però una cosa del genere potrebbe essere davvero fattibile, anche perché guardate come sta creando quella mappa. Dovete sapere che la creativa 2.0 sarà un punto di partenza secondo me per Fortnite, perché sarà super innovativa, ragazzi, e avrà a disposizione delle cose fighissime tipo questa. Questa è un altro tipo di creativa 2.0 invece, secondo me è una piccola prova. Infatti Fortnite ha aggiunto la mappa del Battle Royale in creativa, segno che potrebbe star testando qualche funzione magari della nuova creativa 2.0. Questo non possiamo saperlo, però hanno aggiunto questa roba molto molto figa in cui puoi, diciamo, creare la tua partita personalizzata, che potrebbe essere appunto una prova per la nuova Creative 2.0 che sta arrivando. Questo dove ci troviamo adesso è la Unreal Engine 5, che i ragazzi di Fortnite News ci hanno consigliato di iniziare ad imparare, perché potrebbe essere fondamentale per sviluppare questa creativa 2.0, per svilupparci delle mappe. Non so di preciso come funziona, infatti non ci sto capendo assolutamente nulla, ragazzi, però c'è dell'acqua, ci sono delle cose,
Diciamo che è molto difficile da capire, ok, questo programma. Io adesso ho messo una cosa a caso che mi fa vedere dell'acqua, degli alberi. Ovviamente non è Fortnite, però il concetto dovrebbe essere questo: mette la mappa di Fortnite così e tu da qua la puoi editare, puoi aggiungere cose, puoi aggiungere funzionalità, veicoli, tasti e varie funzioni. E in teoria dovrebbe essere una cosa del genere. Poi si può fare di tutto, ragazzi. Qui ci sono miliardi di tasti che io non capisco, purtroppo, perché non li capisco effettivamente, ragazzi. Non ho mai usato un programma del genere, non so che cosa sto facendo sinceramente. Però credo che puoi tipo prendere i paletti e cambiargli colore, li puoi, non lo so, li puoi modificare, puoi fare davvero di tutto in questo programma. Vedete, mi ha messo dei paletti. Oh no, ragazzi, ho aperto cose che non dovevo aprire, forse. Vabbè, facciamo finta che abbiamo capito. In realtà non ho proprio capito, ma questo non è un problema. Questo in teoria sarà il nuovo editor per la creativa 2.0, o almeno così ci hanno detto. Vi ricordo ovviamente di supportare al massimo il canale con un pollicione in su e commentate qui sotto scrivendo se sapete usare questa roba, perché se trovo uno che sa usare questa roba, scrivimi che ti voglio conoscere. Da questa news che leggiamo qua c'è scritto che il creatore di Fortnite, cioè uno dei personaggi più importanti di Fortnite, Tim Sweeney, che è il CEO, quindi uno dei rappresentanti, ha confermato che la creativa 2.0 sarà rilasciata quest'anno, quindi nella prossima stagione. Ha detto anche che stanno cercando di sviluppare un'economia per aiutare i creators a costruire tipo un business intorno a queste mappe creative, come Roblox, diciamo, in cui nelle mappe puoi comprare delle cose e supportare il creatore. Penso che anche su Fortnite arriverà questa roba qui, del tipo: io ti metto questo oggetto sulla mappa, tu lo compri, ma i soldi vanno a me. Una cosa del genere me la immagino, oppure semplicemente con il supporto al creatore, non lo so. Comunque news davvero molto interessante. Questo, ragazzi, è il funzionamento più o meno di questa creativa vista su Fortnite, cioè di quell'editor che vi ho fatto vedere prima ma visto su Fortnite. Può costruire letteralmente quello che vuole. Guardate, può piazzare delle rocce sulla mappa, può piazzare quello che cavolo vuole, dove vuole lui. E questa cosa può creare, può aiutare a creare delle mappe. Vedete, per esempio puoi mettere una roba con tipo delle onde e un'acqua calma. Questa roba è pazzesca, raga. Questo invece è come si editano quello che volevo fare io prima, ragazzi. Adesso lasciate stare che non sono capace. Però puoi aggiungere le onde e puoi rimuoverle, guardate. Guardate come aggiunge le onde. Ma che figata è questo programma. In pratica, grazie a questo programma potete modificare appunto le mappe, proprio come sta facendo questo tizio che modifica l'acqua della mappa di Fortnite. E tutto questo lo vedremo nella creativa 2.0 che uscirà tra pochissimo, regà. Non so se riuscite a notare, ma guardate il movimento dell'acqua come è diverso. Questo ragazzo sta provando la creativa 2.0 e ha aggiunto tipo una roba all'interno dell'acqua che la fa muovere molto più realisticamente. Ma che figata è, ragazzi, questa creative. Non vedo l'ora di provarla. Ovviamente, senza dirvelo, si può editare anche il ciclo del sole, quindi possiamo spostare il sole, possiamo modificare, possiamo mettere la notte, possiamo mettere di tutto, possiamo cambiare il cielo, possiamo cambiare la terra, possiamo fare delle texture personalizzate. Si può fare letteralmente di tutto grazie a questa creative 2.0. E guardate come ha cambiato le luci del tramonto, guardate come può cambiare tipo il colore del cielo, può togliere l'atmosfera, regà. Si può fare della roba clamorosa, da come vedete. Non vedo l'ora di provare la nuova creativa. Fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti. Ovviamente codice Lollopollo, iscriviti al canale, lascia un pollicione in su. E mi raccomando, per il ritorno di Fortnite tieniti carico, perché tornerà alla grande, ne sono sicuro. Un salutone, ciao ciao.